Luigi Granata, buonasera. Grazie. Grande Toro, forza Toro. Buonasera, buonasera, benvenuti a Gorgoglio Granata. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, Orgoglio Granate. Signore e signori, buonasera, buonasera, ben trovati, Orgoglio Granate. Siamo noi, noi Granata, e sarà un colore solo per tutta la vita. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti alla quinta puntata di Orgoglio Granata. È stata un po' la settimana dei cambiamenti. Ci avevamo lasciati con lo scorso lunedì col Torino ultimo e un po' di preoccupazione. Poi la vittoria del Cagliari, il pareggio con molte impianti di Firenze hanno cambiato la classifica, è cambiato anche il modulo, è cambiato anche il portiere, insomma è cambiato un po' di tutto in questa settimana in casa Granata, e sono cambiati anche ovviamente un po' di ospiti, qualche conferma e qualche novità. Prima presenza stagionale per Beppe Gandolfo. Ciao Beppe. Grazie, ciao a tutti. Beppe Gandolfo, giornalista del TG5, che ha un po' dato il là alla stagione Granata con la presentazione in piazza Mondovì. Sì. E che è stato appena insignito del premio giornalistico Cuore Granata. Premi tu ne hai collezionati tanti, ma so che questo ci tiene in maniera particolare. Ottenuto a Melfi, poi dopo ne parliamo. Molto volentieri. Alla mia destra Stefano Fareo, giornalista della web TV ufficiale del Torino. Ciao Stefano. L'uomo del club Mario Cacciolato, presidente del tuo club Giorgio Farini. Ogni settimana ci porta tanti club e poi li conosciamo bene, gli amici che ci fanno compagnia questa sera. Salvatore Presti, firma storica della Gazzetta dello Sport. Buonasera. Poi il direttore di toronext.it, Diego Forneo. Ciao Diego. Ciao. Questa settimana abbiamo una defezione influenzata, la salutiamo, è a casa Astrid e Jasmine Bauducco, però è venuta a trovarci in cambio Marina Bartolone. Grazie a essere con noi, Marina. Grazie a te Alessandro, buonasera a tutti. Doppio applauso perché oggi è il tuo compleanno e ti abbiamo trascinato qui. Grazie. I tifosi, gli amici alla mia sinistra, Tocca da Crescentino, grazie ovviamente di essere con noi. Poi in alto alla mia destra, Toro Club di Torrazza Piemonte. Poi sono sempre belle, ma stasera sono ancora più belle le Cheers Italia, grazie di essere con noi. E poi il tuo club Montanao, tutti sono fatti abbastanza chilometri stasera, grazie di essere con noi. Adesso mandiamo una clip, se no troppi applausi, andiamo a sentire le opinioni accolte a fine partita. Iniziamo da un campione d'Italia del 76, Giuseppe Pallavicini, che a caldo ha commentato così il pareggio fra Torino e Fiorentina. Il Toro io, sono 40 anni che sono qua a Torino, che volevo fare il tifo per il Torino, però è stata una bellissima partita, giusto il pareggio, e si vede che la Fiorentina gli manca i giocatori giusti, perché oggi gli mancava i tre giocatori titolari, Rossi, Gomez e Quadrato, lì davanti ha un po' sofferto, però noi abbiamo fatto una bella partita. Beh, anch'io sinceramente mancava 7-8 minuti, 10 minuti, insomma, però allora è entrato questo Bernardeschi qui, ha messo una bellissima palla, è stato molto bravo anche Babacar, ha fatto a saltare sia l'uomo che il portiere e metterla nel sacco, però accontentiamoci, diciamo abbiamo già fatto dei buoni progressi, se pensa un po', se pareggiavamo anche col Verona e se vincevamo una partita avevamo 7-8 punti, era più importante, però dobbiamo essere contenti anche di quello che stiamo facendo, stiamo migliorando. Ma io penso che quest'anno la società vorrà solamente fare una salvezza tranquilla, io non credo che potremmo rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso.
con i 35 gol delle due punte, Immobile e Cerci, mi diventa difficile. Ecco, sono contento che ha fatto gol Quagliarella, perché è un ragazzo, e l'ha dimostrato anche oggi, un giocatore molto importante per questa squadra qua, e si è visto oggi e si è visto anche a Cagliari. È una buona cosa. Speriamo che Amauri diventi come lui molto in fretta, perché ne abbiamo bisogno. Ma io penso che ha fatto bene. Gillet ha fatto benissimo in Coppa. È giusto anche che oggi ha fatto molto bene, perché ha fatto due bellissime parate nel primo tempo. È una scelta, io non penso per una ha messo fuori Padelli. È una scelta dell'allenatore, che ha visto in questo momento meglio Gillet e l'ha fatto giocare. Non dovrebbe intaccare niente per Padelli, perché Padelli ha dimostrato di essere un buon portiere. Ultime partite non ha fatto due errori, però ci sta nell'arco dell'anno. Ne fai due e poi dopo fai sempre bene. È giusto anche dare una chance a Gillet, che ha fatto molto bene in Coppa. Diciamo che in casa si potrebbe anche sfruttare anche le due punte, perché in casa io sono sempre dell'avviso che bisogna andare per vincere, perché giochiamo in casa. Però sai, gli allenatori fanno anche questa scelta perché hanno due o tre quartisti, hanno Caduri che sta facendo molto bene. Però Quagliarella, Amauri, quando vengono qua le squadre, io credo che un po' di paura. Però ci vorrebbe che Amauri diventasse in fretta in forma, perché oggi ci sono stati dei bellissimi palloni nel mezzo. Amauri era proprio il doc di testa, poteva benissimo sfruttare. Oggi non c'era, giocherà giovedì e vedremo giovedì. Dobbiamo farlo giocare un po' di partite a Mauri, perché farlo giocare una partita una no, o due sì, una no e via dicendo. Lui ha bisogno di carburare, essendo anche il fisico abbastanza pesante. È un giocatore che ha bisogno di... è un diesel, ma però quando poi dopo va in forma è importante per noi. Ecco, l'applauso è stato Giuseppe Pallavicini, che è stato fatto della Nazionale d'Italia nel Torino 76, dove aveva un grande cuore granata. Questo è il giudizio di Pallavicini. Adesso Marina ci propone le pagelle e poi le commentiamo con i nostri ospiti. Pagelle legate ovviamente alla sfida con la Fiorentina. Ovviamente, Gillet 8,5, Maximovic 6, Glick 6, Moretti 6,5, Bruno Perez 8, Gazzi 6,5, Vives 6, Darmian 6,5, no. Mino 6,5, El Kadouri 6,5, Quagliarella 8, Ruben Perez, Benassi e Molinaro senza voto, Ventura 6,5. Beppe, ti chiedo innanzutto l'8,5 Gillet. Ho visto che tutto sport ti ha dato 5,5 oggi. Io chiedo chi ha fatto questa cosa. Sai che le faccio io, ma apposta, perché è invalido. No, perché mi sembra che non le condividi. Ti vorrei avere come professore, cioè. Polardi, vorrei dire. Polardi. Allora, vediamo magari la grafica così. Allora, Gillet 8,5. No, ma non condivido nemmeno il 5 che gli ha dato. 5,5 del tutto sport. Qualche responsabilità ce l'ha forse sul gol, forse è stata un'uscita un po' avventata, però è ovvio che nel primo tempo se l'era trovato davanti Babacar, quindi si è trovato in una condizione psicologicamente assai simile. Quando ho visto che stava scattando, gli è venuto istintivo uscire, però ha salvato la partita nel primo tempo con due parate che, se la Fiorentina lì andava in vantaggio, diventava poi piuttosto difficile. E sarei, vista la tua manica larga, un pochino molto più largo nei confronti di Gazzi, perché in questo momento il quadro del Torino è determinato molto dalla presenza a centrocampo di Gazzi. Sì. E se pensiamo, alle 17 del 31 agosto era venduto allo Spezia, mancava la firma, poi c'è stata la partita con l'Inter, come poi la storia cambia anche, sì, anche nel mondo del calcio per degli episodi, ecco. Soprattutto questi, condividi questi giudizi? Cosa non condividi di questi giudizi? Ma mi sembra troppo generoso il voto a Maximovic, perché sul gol di Babacar si era perso, ce l'aveva addosso, era addosso all'avversario, in due metri ne ha rubati tre. Assolutamente un marcatore non può perdere l'uomo in questa maniera. E poi appunto Gazzi meritava molto molto di più di quel 6,5. Per il resto mi sembra si possa... Ecco, Quagliarella voto ovviamente alto, e chiedo appunto cosa ne pensa di El Kadouri in questa posizione da falso 9. Falso 9, così, falso 9. Ma
se parla di Barcellona, no, il centravanti è arretrato, esiste dagli anni 30, dai tempi di De Guti. Che falso, mica l'hanno inventato loro. Prima del Barcellona si va al centravanti alla idea. Sì, infatti. Guardiola è cambiato. Stefano, condividi nome. Questi voti, queste. Ho avuto qualche dubbio. È un po' largo, però. Sanchez Migno, che so che è il tuo pupillo. Sanchez Migno molto un bene. Po' un po' intermittenza, ma quando ha acceso la luce è stato. Ma il Caduri è stato un po' moscio contro la Fiorentina. Mi aspettavo molto di più da lui. Piuttosto la partita dell'altra sera propone un bel interrogativo, perché la coppia titolare dovrebbe essere Mauri-Quagliarella. A Mauri dovrebbe fare quello che ha fatto Quagliarella, cioè quello che fa Llorente nell'altra squadra di Torino, giocare spalle alla porta e distribuire i palloni agli altri. E Quagliarella è uno agile, anche se ha una buona statura, tecnico, e si dovrebbe inserire. Ma siccome quel ruolo Quagliarella lo fa così bene, allora sarebbe bene che Ventura nella sua rosa trovasse qualche incursore capace di sfruttare il lavoro di Quagliarella, e signora Mauri, quando dimostra di poter giocare in quel posto, gioca. Mi chiedo anche Bruno Pes, gli ho dato un voto alto perché mi sembra insomma sia la grande sorpresa di questo inizio di stagione, e sugli altri voti Diego, se condividi. Beh, assolutamente, io sono, quando do i voti sono un po' più severo, nel senso che 8 lo do a un giocatore che fa almeno una tripletta, però vabbè, sarò io un po' severo. Sicuramente Bruno Pes è stato la vera sorpresa, la vera rivelazione di questo Torino, da quando è entrato in campo. Nelle ultime partite ha sempre fatto vedere buone cose, l'abbiamo visto, per carità, col Verona non, la partita non è andata bene, però lui comunque si era ben disimpegnato, si era guadagnato il rigore. A Cagliari ha fatto una partita notevole, questa volta di nuovo trascinatore assoluto dei suoi. È la vera sorpresa di questo Toro, e qualcuno lo dava già per tagliato, per flop, per bidone. Sì, in realtà Gazzi e Pes praticamente sono arrivati l'ultimo giorno, perché all'ultimo minuto, perché Gazzi stava per essere ceduto, Pes è stato tesserato solo l'ultimo giorno, anche perché è stata quell'operazione. Sì, beh, ma si sapeva che sarebbe successo, diciamo, era ragazzi, nell'aria. All'inizio del campionato avevo detto la formazione del Torino è Gazzi e altri 10. Dopo un mese ho detto la formazione del Torino è Gazzi e Bascia e altri 9. Il signor Ventura alla fine del girone d'andata ha cominciato ad arrivarci. Ora speriamo che entro la fine del girone d'andata stavolta dia una regolata, una sistemata a questa adesso squadra. Adesso è sentire cosa ha detto Ventura. Però forse no. Siamo in ritardo, allora lo rimandiamo di qualche secondo il riassunto delle dichiarazioni di Ventura a fine partita, poi sentiamo ancora altri commenti dei tifosi, parliamo della questione ovviamente dei portieri, ossia Gillet e Padelli, e poi continuiamo ad analizzare Torino Fiorentina e ci inoltreremo nel tema legato alla sfida di giovedì contro il Copenaghen. Ci vediamo tra pochissimo. Seconda parte del Voglio Granata. Stiamo analizzando il pareggio con la Fiorentina e sentiamo come ha commentato a fine partita mister Ventura il match. Peccato, perché se avessimo vinto credo che nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Quando crei 5 segnate d'occasioni per segnare contro una squadra forte organizzata come la Fiorentina, significa che hai giocato bene. Non lo so, forse c'è stato un pizzico di ansia, ma con il pallone nella loro area piccola ci è mancato l'ultimo tocco risolutivo. Noi abbiamo sbagliato una sola partita negli ultimi 6 mesi, quella di Marassi contro la Sampdoria, e questo è stato un alarmismo eccessivo. Nelle ultime 2 partite tatticamente abbiamo cambiato qualcosa, ma vi dico già subito che cambieremo ancora. Cagliari e Fiorentina hanno determinate caratteristiche, ma non giocheremo sempre così. Ecco, questo è quello che ha detto, poi forse ha detto qualcosa anche su Gillet e Padelli, ma ne parliamo dopo. Tutto giusto? Quello che ha detto, quello che ha fatto Ventura? Il calcio è meraviglioso, perché se senti la dichiarazione di Montella dice che se c'era una squadra che doveva vincere era la Fiorentina. Addirittura quindi, ho sentito delle cose stamattina a una radio che sembrava che la partita fosse stato un allenamento della Fiorentina. Per cui, perché hanno mandato un arbitro della CAN, visto che era un allenamento della Fiorentina. È davvero. Ha fatto tutto la Fiorentina, ha sbagliato i gol Babacar. E il Torino non è esistito in campo. È davvero straordinario, appunto, dico, ripeto, il tifo fa vedere il calcio. Poi ognuno è chiaro, ogni allenatore parla pro domo suo, nel senso che deve giustificare, salvaguardare la propria squadra, il proprio lavoro, il proprio operato.
credo che alla fin fine il risultato sia giusto, assolutamente giusto. Certo che a 10 minuti della fine essere in vantaggio per di un gol in casa lascia l'amaro in bocca. Io fin dall'inizio non sono così critico nei confronti di Ventura come tanti altri, nel senso che questi 3 anni ci hanno insegnato che ha raggiunto dei risultati che mai nessuno di noi si sarebbe aspettato. Se facciamo mente locale, 3 anni fa eravamo in Serie B, perdevamo con il Cittadella, tante altre amarezze che abbiamo passato, e oggi siamo in Europa e giochiamo a testa alta anche contro la Fiorentina come tante altre squadre. Ha ragione lui, nel senso che è talmente lunga questa stagione, sono talmente tanti gli impegni su più fronti, per cui ieri non mi era mai successo nella vita di sentire Mazzarri che ammetteva un proprio errore, non mi era mai successo, era sempre colpa di tutto ma mai sua. Ieri ha detto: ho sbagliato a far giocare per la terza partita consecutiva quei giocatori che mi sembrava che fossero in particolare forma dopo la partita di mercoledì scorso, una scelta sua. Allora sicuramente Ventura, che li vede tutta la settimana, tutti i giorni, minuto per minuto, gli sta dietro, sa lui come dosare, come centellinare le forze, come utilizzare secondo le varie partite i vari giocatori. Sicuramente giovedì, ma ne parleremo più avanti, vedremo una formazione diversa, però dopo la partita contro la Sampdoria aveva completamente sbagliato la formazione. Con il Bruges, che aveva cambiato mi pare 8 undicesimi, aveva completamente sbagliato la formazione. Beh, allora andiamo noi ad allenare, forse lui è lì, forse magari riconosciamogli anche una capacità di scelta, di decisione, per la quale ha degli strumenti che noi non abbiamo. Sì, ma poi c'è da dire anche che alcuni giocatori sono nuovi e sconosciuti, giovanissimi, alcuni li deve scoprire e capire anche lui. Certo. Questo Martinez, per esempio, che quando si è visto in campo ha dato una buona impressione. Sì, si è visto poco. Si è visto molto poco. Lui lo vede in tutti i giorni, eccetera. Ci sarà un motivo per cui non lo sceglie, perché non è un autolesionista. Speriamo che l'impressione che ha fatto a noi la faccia anche a lui. L'anno scorso, se ricordi, Totò, contro l'Inter in casa eravamo totalmente senza difensori centrali, fece giocare Vives. Andò anche molto bene. Qualche domenica dopo ha tirato fuori Maximovic e tutti ci chiedevamo: ma perché non l'hai messo in quella partita lì? Lo sa lui perché, non credo che sia così tafazziano da martellarsi i cosiddetti. Allora, io direi adesso sentiamo ancora un po' di commenti dei tifosi accolti subito a caldo fine partita e poi continuiamo il dibattito con i nostri ospiti, soprattutto la questione portieri Gillet e Padelli. Più deluso assolutamente. Ma per questa volta la vittoria? Sperava in Amauri. Sperava che entrasse Amauri. Quello che era vicino. Amauri. Secondo me Padelli non entra più. Anche tu la pensi così? Sì, sì. Anche se lui è bellissimo, ma non entra più. No, ma l'obiettivo è quello di ripetere l'anno scorso, quindi sopra il decimo. Forza Toro! Diciamo che il Torino occupa una posizione sostanzialmente corretta rispetto al suo valore. La cosa sicuramente che possiamo dire è che abbiamo una sorpresa positivissima, a mio avviso Bruno Peres, che è un motorino inesauribile sulla destra, veramente valido sia tecnicamente che atleticamente. La sorpresa positiva di Quagliarella, che però conoscevamo perché la sua classe è al di là di qualsiasi dubbio, il dubbio è sulla tenuta, perché a 31 anni non può portare da solo il peso dell'attacco sulle spalle 90 minuti a partita per tutte le partite della stagione, quindi urge assolutamente trovare una soluzione, che può essere una staffetta con Amauri, con Martinez, insomma qualcosa, e sicuramente a gennaio intervenire sul mercato per mettergli di fianco qualcuno di valido che lo supporti, perché San Quagliarella non può durare per tutta la stagione così, perché pur essendo napoletano non è San Gennaro. Ma abbiamo giocato abbastanza bene oggi, è un peccato che abbiamo fatto un pari, potevamo vincerla. Quello che dispiace è che vorrei vedere un po' di più di azioni in attacco. Quagliarella ha giocato, ha fatto una bellissima partita, però deve tenersi molto indietro. Se riuscisse a poter stare più in attacco, forse riusciremo a vedere più gol. Sì, le prospettive sono buone, io sono molto soddisfatta di François Gillet, perché ha fatto le grandi parate oggi. Diciamo che senza le sue parate
non saremo così, non siamo contenti per un pareggio, però diciamo che è meritato, tenendo proprio conto di questo fatto che loro hanno attaccato tantissimo e lui ha fatto grandi parate. Mi è spiaciuto questo gol, però vabbè, è il risultato giusto, mettiamola così. Sì, al momento sì, lo dimostra anche il fatto che comunque è un nazionale, per quanto anche Padelli abbia avuto, cioè sia stato chiamato in nazionale, però comunque è stata una riserva. Io sono contenta, in fondo la nostra squadra è nata con Gillet, senza togliere nulla a Padelli che l'anno scorso ci ha dato tanto e se siamo in Europa dobbiamo dirgli grazie. Sì, mi piace, anche se come dicevo vorrei veramente vedere Quagliarella poter fare veramente il suo ruolo lì davanti con più di aiuti, anche se comunque se la cava meglio lui diciamo che con l'aiuto di Amaury. La partita col Copenaghen sarà una partita difficile, io spero comunque che riusciamo a fare il risultato o alquanto giocare bene. Adesso vedremo poi la disputa portieri, se giocherà Gillet o se giocherà Padelli. Comunque l'importante è fare bene. Eccoci, abbiamo ovviamente il tema Padelli Gillet nella banco, perché l'altra settimana, ricordate, abbiamo fatto un sondaggio qui tra i tifosi che sono intervenuti in studio e tutti, quasi tutti, quantomeno la maggior parte, propendevano per Gillet. Ma Ventura ha guardato Orgoglio Granata. Si è fatto condizionare. Sì, sentiamo invece nel dopo partita come ha commentato la questione Gillet e Padelli, Marina. Sì, non ho detto a Bruges che se Gillet è Gillet non può non giocare. L'ho detto come battuta, mi riferivo a quel momento preciso. Il portiere ha un ruolo particolare, conta molto la testa. Un anno fa qualcuno mi diceva che ero pazzo a far giocare Padelli. Credo ci sia bisogno di serenità. Credo che giovedì giocherà ancora Gillet. Poi si vedrà prima di domenica. Vedremo e valuteremo. Ci sono talmente tante partite. Dopo aver parlato con lui abbiamo deciso di dargli una piccola pausa. Affinché su Padelli, sì, esatto. Affinché lui possa ritrovare la serenità che lo ha sempre contraddistinto. Nelle ultime partite, anche per sfortuna, ci sono stati alcuni episodi che lo hanno un po' emotivamente coinvolto. Noi ora gli diamo il tempo che gli serve per ritrovare la necessaria tranquillità. Quando sarà pronto, lui tornerà al suo posto, come è normale che sia. Stefano, ma mi è stupito non tanto la scelta, perché anzi io forse sostenevo l'altra settimana che l'ideale sarebbe forse Gillet in campionato e Padelli in Coppa. Il fatto che Padelli non sia stato nemmeno convocato può essere forse la delusione per quella che è l'occasione della vita per Padelli, perché aveva anche conosciuto la nazionale, aveva ottenuto finalmente dopo tanti anni da secondo portiere la chance di giocare titolare. Forse può essere un aspetto positivo, perché come diceva prima Beppe, noi determinate cose non le vediamo. Sicuramente Ventura, che vede i giocatori tutti i giorni, può valutare in modo migliore di noi. Probabilmente ha ritenuto che fosse più utile per Padelli in questo momento dargli due giorni liberi di vacanza, proprio staccare la spina un attimo e per tornare un po' più carico, mettere la testa a posto. Io ricordo l'anno del triplete, Snyder, una delle cose per cui ringraziava tantissimo Mourinho era il fatto che un giorno lo vide un po' scarico, stanco, e gli disse: prendi, vai con tua moglie in vacanza tre giorni, torna e quello lo rigenerò. Magari Ventura ha provato a fare la stessa cosa con Padelli. Cosa può essere successo? No, cosa può succedere soprattutto? Mi sembra che tutta la vita Padelli ha fatto il vice di Gillet, cioè Gillet è stato anche a Bai, il titolare è a Gillet, Padelli il vice. Poi Gillet ha squalificato, ovviamente ha giocato Padelli. Adesso le gerarchie sono tornate quelle di prima e soprattutto non si rischia un po' di perdere Padelli che dal punto di vista psicologico adesso è difficile recuperarlo. Cioè, fargli metabolizzare un'altra stagione da secondo. Io credo che la gente non scopre la più calda, il mestiere di portiere sia uno dei più delicati in assoluto, devi avere una serenità di pensiero, una serenità d'animo che non è requisito fondamentale in altri ruoli. Lì davvero ti giochi tutto. L'anno scorso Padelli ha fatto una stagione straordinaria, forse perché era talmente sereno e sicuro, perché comunque andasse c'era lui e c'era non lui. Aveva nessuno, non aveva alle spalle, nessuno alle spalle. Evidentemente vedere questa alternanza lo ha messo non in difficoltà, non gli ha regalato quella serenità indispensabile per giocare le normali partite. Io non penso conti tanto l'errore di mercoledì contro il Cagliari, anche perché poi magari Vives doveva farsi vedere meglio per ricevere la palla da Padelli. Evidentemente non è in quella situazione di serenità indispensabile per un portiere. Io mi auguro che lui, insieme a tutta la squadra, ritrovi questa serenità, perché è importante. Ma teniamo conto che tutte le grandi squadre hanno sempre fatto la scelta che il secondo portiere è uno che non deve disturbare più di tanto il primo.
non ci sono tante squadre che hanno due portieri che hanno una grossa... E tu sono Gilet in campionato e Padelli in Coppa? Io non la vedrei nel senso... Perché Gilet ha una grandissima esperienza internazionale, Padelli non ha mai giocato una partita internazionale. Però Ventura considera Gilet migliore di Padelli. Cioè l'altra squadra di Torino... Bello. Ci tiene la Coppa o no? Vuoi fare quella figura o no? No, oppure Gilet basta e Padelli secondo e basta. L'altra squadra di Torino ha un secondo portiere che sta lì ed è bravissimo, che sarebbe titolare dovunque, ma gli va bene stare in quella posizione. Diego, cosa pensi? Cioè, Padelli, per finire, il Torino dello Scudetto aveva Castellini e Cazzaniga dietro, che era la spalla ideale, perché non chiedeva nulla mai di giocare, ma le volte che si faceva trovare pronto. Padelli deve fare Cazzaniga allora? Ma io sinceramente, come avevo già avuto modo di dire la scorsa puntata, avrei gradito l'alternanza, l'avrei trovata più rispettosa. Gilet, per carità, le qualità le conosciamo, in Europa ha fatto bene, nell'unica occasione che ha avuto a Bruges. Però Padelli ha giocato per un anno, ha tirato la carretta, fra virgolette ha anche coperto il compagno in un momento difficile come quello della squalifica, quindi credo che forse, salvo situazioni particolari o scelte precise come quella che è avvenuta in occasione di questa convocazione, forse sarebbe stato rispettoso mantenere questa alternanza che si era avviata, ovvero campionato uno, coppa l'altro. Sì, così non è stato, dopo scelta tecnica. Dopo l'errore di Cagliari, però solitamente... solitamente un portiere titolare non viene sostituito al primo errore, neanche al secondo. Ecco. Io ci metto anche la punizione dell'1-0 di Gabbiadini. Tutto verissimo, però comunque un portiere titolare. Vi chiedo un grande pazienza, dobbiamo andare in pausa, prima però dobbiamo fare un comunicato. Ringraziare gli sponsor, in particolare uno volevamo salutare ovviamente stasera. L'autocarrozzeria Diaz vi aspetta in via Spinelli 5, zona industriale di Michelino, uscita De Boucher, per farvi ammirare il cofano autografato da tutti i giocatori del Toro. Il cofano da tutti gli autografi, guarda. A Mondovì è stato fatto questo. Sì, vai, Maria. L'autocarrozzeria Diaz propone sconti a tutti gli sportivi e un trattamento speciale agli amici di Orgoglio Granata. Rivolgiti all'autocarrozzeria Diaz per riparazioni, tirabolli, equilibrature, cambio gomme con fornitura, ricarica aria condizionata, restauro auto d'epoca e vettura di cortesia. Adesso andiamo in pausa, tante altre sorprese, tanti altri commenti qui in studio e da casa. Ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo analizzato la questione Padelli-Gilet, ma non è stato l'unico cambio in porta in settimana, è cambiato soprattutto il modulo, si è passati dal 3-5-2 a un tridente un po' camuffato, ma devo dire molto efficace soprattutto a Cagliari. Chiedo a Stefano cosa ne pensi di questo modulo. Beh, innanzitutto è stato scoperto, lanciato Bruno Peres, che mi sembra sia davvero insostituibile, che ha costretto ovviamente Darmian a giocare a sinistra. C'è il doppio mediano Vives Gazzi, il doppio trequartista Sanchez e El Khadouri, anche se poi El Khadouri ha giocato in questa posizione falso 9, come si dice, anche se al dottore questo non piace, e il Quagliarella un po' a sinistra. Insomma, è un modulo che ti convince, anche se Ventura ha detto che probabilmente sarà cambiato in futuro. Sì, potrebbe essere cambiato, cioè potrebbe tornare a essere il 3-5-2. Più che altro è un modulo che valorizza Gazzi, cioè Gazzi con il centrocampo a 3 difficilmente poteva giocare, perché tranne forse contro le grandi nel ruolo che è in questo momento di Vives, cioè davanti alla difesa, secondo me faceva fatica, perché è un centrocampista di rottura, però con una squadra che cerca di giocare a pallone, Gazzi fa fatica. In questo modo invece dà un equilibrio alla squadra, permettendo anche a Sanchez Migno di giocare più avanti. Ecco, ma perché Migno a destra? Cioè, essendo lui mancino, non è meglio a sinistra? Perché rientra. Con la teoria Gasbagoni, no? Perché rientra e tira, esatto. E quindi gioca a destra. Su Bruno Peres te l'avevo detto dopo la scorsa settimana, l'ho visto a sinistra, giocava solo col destro, mi sarebbe piaciuto vederlo a destra. Mi ha ascoltato Ventura. Vedi che ha visto, qualcuno che lo sembra, ha visto per conto lei che parliamo bene di lui. Ecco Mario, cosa ne pensi di questo modulo di Padelli-Gilet, delle questioni che abbiamo dibattuto fino adesso? Questo modulo è perfetto. A me piace, bisognerebbe solo che lasciasse un po' di riposo a Darmian,
perché Darmian non so quanto può ancora continuare a giocare in queste troppe partite che gioca, dovrebbe farlo riposare. Penso giovedì giocherà Molinaro, una partita sulla faccenda dei portieri. Io penso che sia giusto, perché se vogliamo anche pensare che Padelli è andato in nazionale assieme a Quagliarella, è stato un regalo di cortesia farli andare tutti e due in nazionale, per fare una cortesia a una certa persona. Sì. Detto tutto questo, mi metti in disagio con questa, vabbè. No, non ti metto in disagio, mi mette il dubbio, mi insinua non ti dubbio. Metto in disagio, ti dico che Quagliarella e Padelli sono andati in nazionale perché per una persona che è dentro il Toro dovevano fargli un piacere. Vabbè, e lo dice, lo dice, non c'è il dubbio così a casa. Dai, poi che te lo dico, non c'è niente da nascondere, che tra Conte e il direttore sportivo c'è un grande feeling di amicizia e sono tutti due paesani di Lecce. Ma sì, dai. Padelli se ne mette in quel momento, no, in quel momento c'era bisogno, c'è degli infortuni, l'ha chiamati, va bene. Sulla faccia dei portieri. Però Quagliarella di adesso merita nazionale, visto? Certo, perché poi guarda che le due partite, quella contro il Cagliari e questa contro la Fiorentina, sono quattro punti che io veramente sono contentissimo. Perché avete visto cosa ha fatto il Cagliari contro l'Inter? Bene, allora per noi è andata bene. Finito sulla faccenda dei portieri. Cosa ha fatto l'Inter contro il Cagliari? Sì, esatto, però sulla situazione riguardante i portieri, io per me Gillette è il titolare. Il modulo tattico, se lo convince, e cosa può ancora cambiare, visto che Ventura ha detto che dobbiamo aspettarci i cambiamenti? In realtà sul campo la punta centrale l'ha fatto Quagliarella, giocando un po' alla Llorente, spalle alla porta e distribuendo agli altri. Così la vedo abbastanza bene, però parlare di tridente con una punta e due centrocampisti mi sembra assolutamente fuori di luogo. Può aver rinunciato al 3-5-2 Ventura, visto che in realtà due punte sono buone, quali le Amaui e le altre non sono all'altezza, cioè il 3-5-2 dell'anno scorso possiamo dimenticarlo? Dipende dalle caratteristiche che dimostrano i nuovi, dalle condizioni che dimostrerà anche Amaui nel proseguo del campionato. Poi lì la squadra ha bisogno anche di un rifinitore, di uno che, certo, El Kadouri qualche volta lo ha fatto bene, ma in questo momento è un po' lento, impacciato e impreciso, non lo vedo. È un lavoro che potrebbe fare benissimo Quagliarella, però i due davanti non ci sono. E poi la squadra rischia di sbilanciarsi un po' troppo, anche per la caratura tecnica che onestamente non bisogna perdere di vista. Diego, ti chiedo un commento su questo modulo che abbiamo visto contro la Fiorentina e a Cagliari, e se ti aspetti poi, cioè quali novità ti aspetti nelle prossime settimane da Ventura, tattico ovviamente. Ma è ovviamente un modulo che, avendolo visto a Cagliari, prima di vederlo in campo, leggendo la formazione, ho detto mamma, questo è un 3-6-1 perché ho visto solo centrocampisti. In realtà paradossalmente un modulo più offensivo di quanto si potesse pensare. Io credo che abbia dato buoni risultati. Ovviamente non c'era Mauri in questa occasione, probabilmente lo vedremo giovedì, ha delle caratteristiche diverse, perché non si può mettere certo Mauri a fare il trequartista. È chiaro che Mauri lo devi mettere vicino alla porta, magari con un ruolo di sponda, però comunque con una propensione offensiva maggiore. Io credo che però ci si sia finalmente avvicinati un po' a quello che era l'idea iniziale, anche perché anche l'anno scorso Ventura ha iniziato con la difesa 4, ha iniziato col suo classico 4-2-4, poi ha creato questo 3-5-2 forgiato su Cerci e Immobile. Dicevamo prima, il modulo è già cambiato, non ora, è cambiato a luglio, perché il Toro quest'anno ha lavorato fin dall'inizio presupponendo l'assenza di uno come Cerci che salta l'uomo sulla fascia di competenza, e quindi questi sono i risultati di quello che è stato il lavoro durante l'estate. Beppe Gandolfo, ti chiedo, se ti convince questo modulo, se ti piace, che cosa cambieresti, che cosa faresti di diverso? Io non capisco niente di Nica. Totalmente niente. Non ci credo. No. Ma la squadra di Ventura, da Bari in avanti, le ho sempre viste dietro e poi con delle ripartenze terribili che vanno a segnare o comunque mettono in difficoltà. Io non lo so se sia 3-5-2, 4-2-4, 6x13, non lo so. Le ho sempre viste giocare in questa maniera, dietro la palla, quindi aspettare le squadre avversarie e poi ripartire. Ai tempi del Bari c'era Barreto che andava come un pazzo, c'era quel Kuzmanovic, come si chiamava?
Kutuzov che andava come un pazzo. Kutuzov. L'anno scorso c'erano Cerci e Immobile che andavano come dei pazzi, quest'anno comincia a vedere dei frutti perché c'è Perez da una parte che va come un pazzo, Quagliarella gli sta abbastanza dietro e il Caduri gli sta abbastanza dietro. È in forma. Esatto. Ma d'altra parte quello che conta non soltanto non è il modulo, è come i giocatori interpretano il modulo. Esatto. È tutto lì. La vera difficoltà ce l'ha il Toro e l'ha avuta, l'abbiamo vista contro il Verona quando contro l'anno scorso Sampdoria, Bologna, quando queste squadre ti aspettano. Quando queste squadre sono lì che ti aspettano, allora diventa difficile impostare un'azione d'attacco che sia da veramente travolgente. Deve essere superiore tecnicamente, esatto. Se no non ce n'è per nessuno. L'anno scorso ce la facevamo perché Cerci saltava uno o due uomini e liberava degli spazi. Quest'anno adesso non hai ancora questo uomo, ma fino adesso, ripeto, sia Cagliari, in cui il Cagliari attaccava con 8-9 elementi e allora lì era facile ripartire e andare a segnare, poi abbiamo segnato su calcio piazzato, non dimentichiamolo, e ieri in cui la Fiorentina giocava prevalentemente all'attacco e noi l'abbiamo colpita di rimessa. E adesso andiamo a vedere l'ultima clip delle interviste realizzate coi tifosi subito caldo dopo Toro Fiorentina, anche perché poi nel blocco successivo incominciamo a parlare della sfida di giovedì contro il Copenaghen. Sono delusa, ma da ambo le parti il calcio non esiste più, queste sono delle fighette messe in campo, è una cosa impossibile, non hanno grinto, detto, non hanno mordente, non hanno la testa, non hanno le gambe, ma tutte e due le squadre, cioè non esiste più niente. Ragazzi, siamo realisti, cioè, io sono tifosa del Toro ma da una vita e mezza, però non, se ce n'è uno buono lo danno via, Quagliarella, però Quagliarella da solo continua ad andare lì davanti, cosa deve fare? È un po' più deluso perché è una partita che dovevamo vincere alla grande, invece è andata così. Purtroppo giocando senza punte è difficile mettere la palla dentro. Meno male che Gillet ha parato due bei palloni, però dovevamo segnare, abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol, non le abbiamo sfruttate, peccato. Sì, però una sola punta, ma Quagliarella ha fatto... giocava troppo indietro, quindi praticamente abbiamo giocato con due mezze punte ma molto arretrate, quindi è difficile, ci va un centravanti che stia là davanti a aspettare i palloni che arrivano. Gli obiettivi sarebbero almeno di fare quello dell'anno scorso, però c'è ancora qualche giocatore che non è in forma, vedi Vives, tra l'altro oggi abbiamo sbagliato molti passaggi. Le prospettive sono buone, finalmente ha messo una squadra che a me piace in campo e se si voleva pretendere di vincere con la Fiorentina era un po' arduo, perché comunque loro hanno elementi migliori dei nostri. L'unica cosa che avrei voluto vedere Martinez in campo, anche a giocarsela lui, perché negli spazi larghi con la sua velocità poteva anche dimostrare quanto vale. Per adesso ci vuole solo un po' di pazienza. Il rammarico è uno solo, che comunque non dovevamo perdere ingenuamente col Verona, perché abbiamo messo anche una formazione in campo un po' ridicola, ecco. E di conseguenza potevamo tranquillamente avere i nostri 8 o 9 punti ed eravamo tutti felici e contenti, perché comunque non è che stiamo cercando di lottare per lo scudetto, ma cercare possibilmente di migliorarsi per il prossimo anno. Sì, la delusione dei tifosi ovviamente va con l'ordine dei gol, essendo passati in vantaggio e poi raggiunti, la regola è quella. Tutt'altro che deludente invece questa prestazione, a mio avviso. La Fiorentina è sempre la Fiorentina, un pochino in crisi. Credo che se oggi non ci fosse stato Babacar, la vittoria sarebbe stata sicura. C'era già andato vicino due volte e davanti al gol che ha fatto nel secondo tempo, come si suol dire, chapeau. Però un altro Toro in queste ultime due partite, non dimentichiamo che dopo quello che ha fatto il Cagliari oggi a San Siro, 4-1 all'Inter, anche la vittoria di mercoledì contro il fanalino di coda risulta molto rivalutata, molto rivitalizzata, e quindi direi veramente segnali molto più positivi che negativi alla faccia della delusione dei tifosi. E un Bruno Perez che sembra Bruno Conti, lo dico a beneficio dei meno giovani, mette delle palle fantastiche a centro area, i centrali farebbero meglio a non accartocciarsi sul pallone come abbiamo visto in fine di partita. Ecco, abbiamo sentito un po' di commenti dei tifosi a fine partita.
Subito a caldo, sempre un po' di delusione, sentendole oggi sembra forse un pessimismo eccessivo, insomma il Torino ha giocato una buona partita, è andato vicino a vincerla. Tra pochissimo parleremo della sfida di giovedì contro il Copenaghen e anche degli obiettivi stagionali del Torino. Adesso andiamo in pausa, ci vediamo tra pochissimo. Quarta parte di Orgoglio Granata, bentornati. Ovviamente potete intervenire anche da casa via telefono o via email. C'è un'email, mi dicevi, Marina. Sì, esatto, c'è un'email di Federico. Buonasera a tutti, sono Federico da Beinasco. Volevo solo dire che a mio avviso il punto debole del Torino è proprio il centrocampo, perché manca qualità. Non abbiamo un regista che metta la palla sulla testa o sui piedi. Vives è imbarazzante, non ha testa, non ha piedi, non ha niente. Sarebbe stato sufficiente, con poco più di 3 milioni, prendere Zemaili e Pandev e saremmo a posto. Eh beh, spero sono andati in Turchia e penso abbiano anche un bel ingaggio. Sì, ma quanto guadagnavano? Guadagnavano anche l'ingaggio. Ma la gente l'anno scorso, sì, ero a Roma all'Olimpico, sì. Vives ha messo una palla di 40 metri sul piede di Immobile, sì, che al volo ha segnato. Che se avesse fatto un colpo così Pirlo piuttosto che qualsiasi altro centrocampista italiano, non avrebbero parlato per settimane tutti i giornali. Vives all'inizio quest'anno è ancora imballato, non è ancora il giocatore che è stato l'anno scorso, ma credo che l'anno scorso i risultati che ha avuto il Toro sono grazie a Vives. Ti chiedo, Beppe, vedendo, e poi lo chiedo a tutti, vedendo la classifica e facendo un mini bilancio di queste 5 giornate iniziali, se tu vedi 6 squadre nettamente più forti del Torino, ossia se il Toro può anche alla fine di questo campionato qualificarsi per l'Europa League, o per quello che hai visto in queste 5 giornate è difficile? No, è impossibile fare previsioni. Due domeniche fa le milanesi erano macchine da gol, erano il calcio ritrovato, moderno, il futuro di questo campionato, perché il Milan aveva vinto quella partita folle a Parma per 4-3, 5-4, l'Inter aveva vinto 7-0. Quindi non è che lo escludi, dice no, è difficile dirlo adesso. È troppo presto. Cioè dire... Da parte delle prime due, ricordiamo che l'Udinese ha battuto il Parma e Palermo e Lazio stanno giocando. Ecco, tu ne vedi 6 nettamente più forti? Cioè... Ci sono 3 campionati netti nel nostro calcio di quest'anno, ma da un po' di anni a questa parte. Lo scudetto, e se lo giocano Juventus e Roma e nessun altro. E basta. La zona centrale, diciamo la zona UEFA, in cui ci sono almeno una decina di squadre, incluso il Torino, e poi ce n'è 4 o 5 che lotteranno per la retrocessione. Stop, 4, 5, 6 che lottano per la retrocessione. Salvatore, questi condividi questa analisi, cioè il Torino ha la possibilità di... Diciamo il Torino ha 3 possibilità per tornare in Europa League il prossimo anno: vince l'Europa League quest'anno, vince la Coppa Italia o piazzarsi nelle prime 6. Qual è la cosa più facile? La cosa più facile è vincere la Coppa Italia, credo. Visto che parte l'Italia, vincere l'Europa League mi sembra assolutamente basta arrivare in finale. Impossibile, no? Sì. Forse, sì. Arrivare nelle prime 6 mi sembra estremamente difficile, perché la concorrenza dietro i due carri armati, le due frecce del nord o del sud, che vogliamo chiamarle, ci sono un po' di squadre attrezzate che qualcuna si sistemerà, almeno quattro, e non considero le sorprese. Sampdoria e Udinese sono più forti del Torino, come quindi difficile assetto. Il sesto posto quest'anno, arrivare al sesto posto è molto difficile. L'obiettivo logico, colonna di decimo posto, ottavo decimo posto, sì, penso che lì ci si può arrivare, però bisogna sistemare qualche cosa. Poi Diego, sono pienamente d'accordo con Salvatore. Stefano? Sì, ha detto tutto. Ha detto lui, cioè, nessuno detto dice il sesto posto ci crede. Ma io non ci credo, sarebbe bello che i tifosi ci sarebbe bello crederci, però con questa squadra non si può, nel senso, ancora se ripeto, con tutti i sé, tutti i ma, fossero rimasti Cerci, Immobile, la squadra si fosse ulteriormente rinforzata, in teoria quello era l'obiettivo scontato, però non è così, e quindi credo che già stare nella parte sinistra della classifica sia già un buon risultato. Amici, tocca alla Bacascentino, tocca a voi, vi chiedo se cosa vi aspettate da questo campionato, se volete commentare qualcosa di quello che vi ho detto, nome, presentatevi, vedo anche delle belle signore, quindi... Belle ragazze, anzi, scusate. Sono Adriano Matta, sono il presidente del Torino Club di Crescentino. Quanti siete a Crescentino? Come soci? Sì, come soci siamo un'ottantina. Complimenti. Comunque è un club che è da 43 anni ininterrotti che esiste,
quindi siamo dal 71, quindi dal 71. Non so perché sono andato io. Abbiamo iniziato il primo anno nel 71 come affiliati ai fedelissimi Granata di Ginetto Trabaldo e dal 72 siamo partiti noi. Quest'anno come si vive a Crescentino la tifosi del Toro? Cioè nel feudo o ci sono molti juventini? No, ci sono tanti juventini come tanti Granata, viviamo sempre da quelli che sono dietro. Combattendo? Ovviamente. Noi abbiamo fatto una mostra a Granata al mese di settembre, abbiamo avuto in due giorni più di 1000 visitazioni, quindi siamo stati contenti. La signora sul fianco si chiama? Salutiamo. Nicoletta. Cosa pensate di Gilles Padelli? Ecco, allora, io penso, prima vorrei aprire la parentesi sui portieri. Sì. Il Milan sono anni che cincischia coi portieri, risultato che non ha mai avuto un portiere, compreso quest'anno. Il Torino con Gillet e Padelli a me sembra di rivivere Lorieri e Marchegiani. Ovviamente Gillet nei panni di Lorieri, saltimbanco, esalta le parate facili e fa diventare difficili. Vorrei chiedere ai difensori del Torino chi preferiscono. Io nella mia carriera di calciatore scarsissimo ho giocato in difesa. Avevamo due portieri anche noi, uno che volava e l'altro che non volava. A tutti piaceva quello che volava, a noi piaceva di più l'altro. Quindi piace Padelli personalmente? Assolutamente, nei calci d'angolo, ogni calcio d'angolo con Gillet mi sembra che sia un rigore. Tutti no, che sono tre spanne più alte di lui, tutti che lo sovrastano. Padelli, purtroppo per lui, ha il vizio di rendere facili anche le cose difficili. Andiamo agli altri amici, tocca Crescentino. Grazie. Nome e se volete dire qualcosa di quello, commentare quello che abbiamo detto. Ma io passo la... diciamo no, mio marito. Mi chiamo Giulia e sono qui come spettatrice trascinata dal marito. Ecco, il marito di quello che abbiamo detto cosa vuole aggiungere? Sì, io mi chiamo Mario, ma vorrei rispondere ai signori. Sì. Io vedo il Toro bene quest'anno, sono positivo, lo vedo alla parte sinistra della classifica. Il Toro deve giocare, se la deve giocare con tutte le squadre. Tante persone sento dire ma questa partita firmerei per il pareggio. No, non esiste. Il Toro deve giocare, firmare per il pareggio forse solo per i cugini e per la Roma. Le altre se le gioca. Tutto qua, io la vedo così. Ecco, poi dopo grazie. Ci dedicheremo anche agli amici del Toro Club Torrazza, Toro Club Montanaro e anche alle Cheers. Adesso introduciamo il tema della sfida di giovedì col Copenaghen, c'è la scheda di Jacopo Bianchi. Dopo 9 giornate di campionato, il Copenaghen è quinto nella Superliga danese, 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Un inizio di stagione in chiaroscuro per i vicecampioni di Danimarca che solo nell'ultimo mese hanno invertito la pericolosa tendenza che li ha portati fino ai margini della zona retrocessione. I 7 punti raggranellati nelle ultime 4 gare hanno però dato nuovo ossigeno alla squadra di Ståle Solbakken. Il secondo posto di un anno fa aveva garantito al Copenaghen i preliminari di Champions League. Dopo aver agevolmente eliminato gli ucraini del Dnipro, hanno però dovuto cedere nei playoff al Bayer Leverkusen e accontentarsi dell'Europa League, inseriti nel girone B come teste di serie. Un'avventura europea iniziata nel migliore dei modi, vincendo 2-0 contro l'Helsinki grazie a una doppietta di Nikolaj Jorgensen. 3 punti che permettono al Copenaghen di guidare il girone e di affrontare la trasferta all'Olimpico di Torino senza l'obbligo di cercare la vittoria a tutti i costi. L'Europa non è una novità per i danesi, negli ultimi 4 anni hanno vinto il campionato 2 volte arrivando secondo nelle altre 2 occasioni, dunque un'abitudine alla vittoria e alle gare internazionali ormai consolidata, oltretutto in un campionato tra i più strutturati e competitivi dell'intero Nord Europa. Le novità più rilevanti della stagione sono in difesa, dove il tecnico ha rivoluzionato quasi per intero il reparto. Proprio qui si è accasato l'ex Bologna Antonsson ad armanforte al norvegese Ögli e all'altro svedese Nilsson. Non ha grandi stelle il Copenaghen, ma a difendere la porta c'è Stefan Andersen, portiere nel giro della nazionale e con un passato in Francia con la maglia delle Vian. Il centrocampo può contare poi su un giovane di cui in Danimarca si dice un gran bene, il 22enne di origini statunitensi Thomas Delaney. Nell'ultima partita di campionato la squadra di Solbakken ha pareggiato 1-1 sul campo del Sønderski, un pareggio che va stretto al Copenaghen che ai punti avrebbe meritato la vittoria, specialmente per quanto fatto vedere nel primo tempo. Non ha saputo però approfittare delle occasioni create e di fatto è stato punito alla prima vera uscita offensiva degli avversari. Complimenti a Jacopo Bianchi per questa scheda esaustiva sui danesi. Tra poco analizzeremo quello che può accadere giovedì, ma c'è una telefonata, Marina. Sì, buonasera Enrico. Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera a tutti, è Forza Toro. Ovviamente, Forza Toro. Sempre Forza Toro. Esatto. Da dove ci chiama? Okay. Mi chiamo Enrico, ho 40 anni e siamo da Collegno. Ascoltiamo.
Ok. Io mi sono venuto a vedere per la mia prima volta la partita del Toro contro la Fiorentina allo stadio. È stata molto bella, sinceramente. Anche se non c'era Padelli, però purtroppo però mi è piaciuto molto. Va bene, quindi Cianesi, che le è piaciuto il Torino visto con la Fiorentina? Sì. Quindi è ottimista per il campionato? Sì, io sono molto ottimista e penso che faccia un buon risultato nelle prossime partite. Va bene, grazie mille allora per il suo intervento e l'aspettiamo alle prossime. Buonasera. Grazie ovviamente al nostro amico che ha chiamato. Gli amici invece del Tour Club Montanaro. Ecco. Sono Salvatore e io sono d'accordo con il signor Salvatore per quello che ha detto sul Toro. Secondo me la squadra è buona, bisogna dare tempo che Ventura colmi quelle due partenze di Cerci e Immobile. Come si vive a Montanaro da tifosi del Toro? Bene, siamo tutti contenti, andiamo sempre allo stadio, bene. Presentiamo anche chi ci ha accompagnato, come ti chiami? Alessandro, come me? Concetta, grazie ovviamente di essere con noi. Adesso dobbiamo andare in pausa, poi analizzeremo bene la sfida col Copenaghen, parleremo anche con gli altri tifosi che sono intervenuti qua in studio, ci saranno telefonate e email ovviamente, e parleremo anche poi della sfida di domenica contro il Napoli, visto che questa è un'altra di quelle settimane in cui il Torino ha tanti impegni, giovedì il Copenaghen e domenica a Napoli. Ci vediamo tra pochissimo. Ecco, grazie per essere con noi. Quinta parte, noi abbiamo un giornalista importante e famoso, Beppe Gandolfo, ci ha dato la notizia subito che ha segnato la Lazio con Giorgiovic. 1-0 a Palermo. Una Palermo che è una notizia che non cambia molto, visto che entrambi sono alle spalle del Torino. La quinta parte, quella dicevamo appunto dedicata all'introduzione del tema della sfida di giovedì col Copenaghen, inizia ricordiamo alle 21.05, diretta anche su Italia 1, e io ho ipotizzato una formazione molto alternativa. Vediamo che i nostri ospiti sono d'accordo, chissà, magari Ventura potrebbe far giocare questa squadra. Vi anticipo che sentirò qualche mugugno. Allora, Gilet in porta e ci siamo. In difesa Bovo, Jansson e Gaston Silva. Centrocampo Benassi e Perez. Esterni Bruno Perez e Molinaro. E questo tridente anomalo tra gli attaccanti che stanno giocando poco ultimamente, Martinez, Amari e Larondo. Beppe, no. Non ti convince a vedere questa formazione? No, cioè, conoscendo Ventura potrebbe giocare questo 11? La domanda è a monte. In difesa bisogna mettere gente collaudata, no? La domanda è a monte. Il Toro vuole andare avanti nella Coppa UEFA? Sì, ma senza andarsi là. Perché con quell'attacco lì non va da nessuna parte. Dubito che riesci a fare molti gol. In questo momento se vuoi andare avanti in Coppa devi vincere con il Copenaghen in casa, e quindi in questo momento l'unico che la butta dentro è Quagliarella. Non puoi rinunciare a Quagliarella. Però domenica poi capisco, appunto. La vera scelta è quella, cioè si crede nell'Europa League e quindi si vuole andare avanti quantomeno ai sedicesimi, agli ottavi, fin dove si può arrivare, o è già un risultato? Ecco, io ho messo un attacco fisico, visto che i danesi sono una squadra piuttosto fisica, e poi Quagliarella comunque è un ottimo attaccante, ma negli ultimi anni non ha giocato 50 partite all'anno, quindi immagino che qualche volta qualche partita potrebbe... Ma adesso 2-3 le può fare. Sì, poi magari ci tiene molto a giocare. Il problema è che quante ne ha giocate? Ne sta giocando parecchie. Tutto spiano. Cioè, sono due settimane che non si ferma a giocare. Tra poco parliamo di questa formazione, però c'è una telefonata. Sì, buonasera Renato. Sì, buonasera, sono Renato da Livrea. Buonasera, cosa ci voleva dire? Innanzitutto volevo fare complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Niente, ero allo stadio domenica e volevo fare una considerazione. Col Cagliari abbiamo finito con una punta sola, che era Amaury, perché il mister Ventura, che io stimo e gli do tanti meriti, ha tolto praticamente El Kadouri e Sanchez Nino per mettere due centrocampisti di contenimento come Benassi e lo spagnolo che mi sfugge il nome. Ha fatto la stessa cosa domenica contro la Fiorentina. Ecco, io mi chiedo, non era forse il caso di osare un po' di più, perché comunque gli ultimi 15 minuti, come col Cagliari, praticamente ci siamo solo difesi. Col Cagliari siamo riusciti a portare a casa il risultato, domenica no. Ecco, insomma, vedere in panchina Martinez, Amaury e Arrondo
sono i giocatori che abbiamo, e finire con un incontrista come centravanti, perché Quagliarella giocava un po' dietro, mi è sembrato, ecco, non una cosa molto coerente. Premetto che ho stima di Ventura, perché se abbiamo fatto tutti questi risultati in questi 3 anni è molto merito suo, però era una mia considerazione, volevo sapere cosa ne pensavate. Comunque sempre forzatore, complimenti per la trasmissione. Facciamo invece complimenti a lei per la sua analisi tattica molto precisa. Mi sembra un po' troppo zemaniano, cioè la teoria è più punto. Complimenti oggi essere zemaniani. Beh, sta domenica sì, dai. Cosa ha vinto? Mercoledì no, dico, scusate, dai. Cosa ha vinto nella sua carriera Zeman? No, non parliamo di Zeman, no, l'analisi, lui, ovviamente i tifosi vogliono vedere sempre la squadra molto offensiva. Ovviamente, sì, sì, l'occhio del tifoso. Però ma i tifosi vogliono vedere la squadra vincere, molto offensiva. Poi non mi sembra che nell'ultimo quarto d'ora il Toro si sia difeso e basta. Vediamo la formazione. Ha superato due volte il gol negli ultimi 5 minuti. Io se vedessi quella formazione allo stadio, ecco, me ne andrei incazzato. Strapperei il biglietto. Perché lo sappiamo già, giocare. Tu sei un provocatore. No, Gaston non puoi togliere Gillet e Moretti in una partita. È la difesa di Bruges questa, no? Sì, esatto. Bruges ha giocato così. Gaston e Gaston Silva. No, ho giocato questa, no? Sì, non mi ricordo se Bovo o Massimo. Direi Benassi e Ruben Pérez, magari Gazzevive se riposano. No, Pérez non è in lista UEFA. Ah, non è in lista UEFA. E Ruben Pérez nemmeno. Esatto, ecco, quindi, così, quindi. Ah, ecco, tanto quindi, per, ecco, la lista UEFA ha dimenticato. Quindi deve giocare nuovo Darmian. Quindi dovrà giocare nuovo Darmian e uno per Gazzevive. O Massimo Darmian, non può giocare 3 partite in una settimana, ma scherziamo. Ecco, quindi è sbagliata. Ditemi l'attacco invece. Può darsi giochi dove 3 attaccanti che stanno giocando di meno, ossia calcolando. 3 attaccanti sono dove troppo. Devo giocare Quagliarella. Amauri, Quagliarella e il resto. Il resto si vedrà dopo. Il resto nell'ambito della partita. Centrocampista. Vabbè, dai, Amauri gioca. Amauri gioca, quello che gioca. Amauri anche tutti e due giocano. La devi mettere sul piano fisico anche. C'è un'altra telefonata. Buonasera Edoardo. Buonasera, sono Edoardo e telefono a Torino. Buonasera. E volevo fare innanzitutto buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Grazie. E poi volevo dire, praticamente se giocassimo con delle punte in mezzo, bisognerebbe avere anche qualcuno sulla fascia che sia capace di fare un cross. Ricoputo proprio brutalmente. Ho visto un Darmian che, per carità, va in nazionale, ma ha fatto 2 o 3 cross domenica scorsa a raso terra. Io mi chiedo o è Ventura che gli dice di fare il cross a raso terra o se no non sei capace a crossare. Cioè se uno vuole colpire di testa ci vanno anche i cross, non so se sapete darmi parere al riguardo. Sì, beh, domenica ci manca, sì, prego. Chiedo scusa, ci manca qualcuno che sappia fare i cross e anche qualcuno, sono anni che ci manca qualcuno che sappia risolvere le partite su calcio di punizione, non so se siete d'accordo con me. Non so, vorrei avere un parere da voi. Grazie e buonasera. Coinvolgo te. Qualcuno che sappia battere i calci di rigore, mi basterebbe questo. In questo momento, più che i calci, più i cross, ci vuole più anche la punta forte di testa. Quindi, se c'è Amari è giusto fare i cross, se c'è magari il tridente, esatto. Se magari no. Quagliarella, non credo che. Non è necessario. No? La realtà stupenda di noi tifosi, noi che siamo al calcio, e che siamo tutti allenatori, dovrebbe far giocare così, dovrebbe far giocare così, esatto. Dovrebbe mettere quello lì, dovrebbe mettere quello là. Proviamo a fare i tifosi, proviamo a sostenere la squadra, sì, poi a prescindere. È cioè, una questione di scelte della società. Appunto. Hai fatto carte false per andare in Europa League, esatto. E giochi con le riserve in Europa League. Allora mettiti d'accordo con te stesso, scusa. Sì, no, perché diciamo che dei soldi arrivano dal campionato, cioè se tu sei in Serie A e giochi in Serie A, hai i soldi dei televisivi. Sì, in Coppa, anche se superi questo turno e le avversarie non sono insormontabili, vai ai 16esimi, quindi è proprio lungo il cammino per l'Europa League. Sì, almeno ma un po' di prestigio internazionale lo devi Sono d'accordo visto che so anche pienamente che con voi. Serie B.
visto che ha avuto anche fatto un allenatori cazzo, come De Biasi e sì, sì, soprattutto gli abbonamenti per le tre partite ha fatto un buon incasso, buona idea anche i preliminari comunque sì, insomma, sì, sì. Adesso quelle non sono cioè soldi comunque è incassato da Chelsea e Immobile. No no, ma io ora parlo proprio di capienza di Mario. Sì, ma Mario poi vengo dalla Cina. Io dico che come ha detto Salvatore ha pienamente ragione, no? Io mi incazzerei come una belva se a un certo punto Ventura giocasse per perdere. Io spero che la società vuole andare avanti in Europa League proprio per dare un'immagine europea. Sì. Perché è 20 anni che siamo entrati in Europa. Gli Arsoli in Belgio è andato benissimo. Sì, all'ultimo ha fatto un paio di interventi. Vabbè, quelli da far reddizzare i capelli ai morti. Però li ha fatti anche Glick. O li facciamo giocare sti ragazzi. Uno 27 ma Gastone Silva è nazionale uruguaiano. Diamogli anche una attimo di possibilità di vederlo in campo, poi dobbiamo farlo giocare solo in Liga. Ha ragione, ma poi Moretti non può giocarci qua, cioè siamo che faccia partite l'allenatore, noi facciamo i tifosi. Andiamo invece da Guido Gioia che è circondato dalle splendide cheers, sono belle anche quelle delle altre settimane, ma queste stasera sono distinte in maniera particolare e diciamo i nomi di queste ragazze. Grazie Alessandro. Buonasera, mi chiamo Giulia De Luca. Giulia, qual è il tuo idolo? Quagliarella. Quagliarella, questa era facile. No. Poi viene la difficile. Tu ti chiami? Buonasera a tutti, mi chiamo Elena Ferrante e il mio idolo. È un nome storico per il Ferrante. Sì. Chi è il tuo? Quagliarella e Amauri. Ecco, giustamente due punte. Buonasera, mi chiamo Clelia Liano e il mio idolo è Glick. Ecco, perché è biondo come te, anche se tu hai i capelli più lunghi. Complimenti alle cheers. Guido, insomma, dici qualcosa su. Sì, 30 secondi. Allora, guarda, io sono arrivato in ritardo a trasmissione iniziata perché il resto della squadra sta facendo gli allenamenti di acrobatica, loro fanno parte degli ultimi acquisti, cosiddetti, per usare dei termini calcistici. Belli acquisti, il gruppo sta crescendo, siamo contenti, tra un po' inizieremo la stagione a livello di esibizioni. E vedremo. Sappiamo che accompagnate molte squadre, molte società sportive, l'avete fatto, lo farete in futuro. Sì, 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 ritorneremo sicuramente nel football americano, quasi certamente il basket e poi speriamo. Speriamo bene il calcio, Chi lo sa. Okay. Allora, poi seguiamo con i nostri amici che ci sono venuti, che hanno fatto anche un discreto viaggio, gli amici del Tour Club Torrazza Piemonte. Chiedo anche a voi, come si vive da voi il tifo Granata? Ci sono tanti troppi juventini, quanti siete? Si fate anche le trasferte? Buonasera, sono Daniele e vengo da Torrazza insieme ai miei amici. Sì, viviamo questa realtà Granata abbastanza serenamente. Ci sono delle. Anche noi abbiamo anche un po' di. Malfide verso Ventura, no vabbè, critiche normali che si fanno, chiacchiere da bar, però io vedo ad esempio l'Arrondo, a me non piace proprio zero, se devo dire la sincera verità, preferisco Mauri, darei fede a lui. Anche qualcosa altri due tifosi? Ciao a tutti, sono Valerio, da Torrazza, amici di Filadelfia, noi siamo circa una sessantina di iscritti. Partecipiamo alla lotta continua con quelli dall'altra parte, però abbiamo vinto noi perché noi abbiamo un club, abbiamo un gruppo, abbiamo delle amicizie e loro no. Spiace per loro, noi siamo contenti così. Grazie. Signorina. Sempre di signorina, così poi. Sono Maria Grazia e sono la moglie del presidente del club di Torrazza Piemonte. Complimenti. Tante tifose, sì, anche. Sì, siamo tante donne, anche tante ragazze. Noi nel club ci siamo anche tante ragazze. Loro tutti gli anni fanno sempre a giugno una grande grigliata, dove siamo sempre tutti invitati. Non avevo dubbi. Marina, dobbiamo ringraziare tra i tanti sponsor che ci fanno compagnia, uno in particolare. Ovviamente, l'autocarrozzeria Diaz, che vi aspetta in via Spinelli 5, a zona industriale di Nicalino, uscita De Boucher, per farvi ammirare il cofano autografato da tutti i giocatori del Toro. L'autocarrozzeria Diaz propone sconti a tutti gli sportivi e un trattamento speciale agli amici di Orgoglio Granata. Rivolgiti all'autocarrozzeria Diaz per riparazioni, tirabolli, equilibratura e cambio gomme con fornitura. Ricarica aria condizionata, restauro auto d'epoca e vettura di cortesia.
Siamo dovendo in pausa, ci vediamo tra pochissimi istanti, abbiamo ancora tante cose di cui parlare, ovviamente Copenaghen, ma anche la partita di domenica con Napoli. Sesta parte, orgoglio di Napoli, bentornati! Peppe Gandolfo, giornalista del TG5, chissà quanti premi giornalistici ha vinto, ma so che sei molto legato a quello che è appena, di cui è stato appena insignito, il premio giornalistico Cuore d'Oro a Melfi. Raccontaci com'è andata. Era un'esperienza, una sorpresa incredibile, cioè già immaginare che esiste un Toro Club a Melfi, trovare che sono più di 120 iscritti, che hanno un sacco di attività, soprattutto culturali, che fanno questo premio tutti gli anni, ogni biennio, questo Granata Day col premio Cuore Granata, e poi essere insignito di questo premio mi ha riempito veramente di grande gioia, proprio per l'atmosfera che si era creata. Hanno inaugurato la mostra del Museo della Memoria Granata, quello dedicato alle vittime di Superga, alle vittime dell'Eisel, 70 angeli sotto un unico cielo, in un unico cielo, ed è quindi stata una serata straordinaria, ma soprattutto se si pensa, non è facile essere tifosi del Toro, ma è più facile a Torrazza, a Montanaro, a Crescentino, in questo nostro Piemonte. Sicuramente esserlo nel cuore della Basilicata non è così semplice. È stata anche l'occasione per ripresentare per l'ennesima volta questo libro che abbiamo scritto con Donaldo Rabino, Il mio Toro, la mia missione, che ha vinto il premio Bancarella Sport, e chiudo. Beh, presto ci sarà un'altra sorpresa. Per Natale ci sarà un'altra sorpresa. Bene, complimenti, ecco il libro giustamente inquadrato. Ma non ce lo dici. Sarebbe una sorpresa. Ho detto che ho parlato del libro con Aldo Rabino, Il mio Toro, la mia missione, dico che presto ci sarà un'altra sorpresa. Allora, abbiamo la telefonata e poi sentiamo, abbiamo un po' di vecchie glorie granata, Salvatore Pecci, che ci racconta alcuni aneddoti sulle loro avventure in quella che una volta la Coppa UEFA in Coppa Campioni. Buonasera Rodolfo. Buonasera a tutti. Ciao Beppe. Da dove ci chiama? Sono Rodolfo. No, da dove ci chiama? Ah, da Torino. Perfetto. Ascoltiamo. Dunque, io volevo dire questo. Ieri il Toro mi è piaciuto di più a Cagliari, perché ha vinto. Comunque, è andata bene anche così ieri. Meno male che avevamo Gillet, che ha fatto due o tre parate proprio di quelle alla Castellini, se andiamo a vedere, perché Castellini era il giaguaro, noi possiamo chiamarlo il gatto del Toro. Io penso che Diego la pensi come la penso io, certo. Comunque ha visto una bella partita. Adesso io speriamo una cosa, come ho sentito prima, che dia un po' di riposo ad Armian, giovedì oppure domenica. Non è molto facile il giovedì, perché non c'è Bruno Pes, che non è la lista comunque, UEFA. No, perché l'Armian corre, ha quattro polmoni, però anche lui alla lunga non ce la fa più. Perché sì, c'è anche Maximo, diciamo, a un certo punto deve per forza dare il cambio a qualcuno. Comunque, io penso che questo Toro ottimista, quindi vediamo, sì. Anche se sono andati via certi e Immobile, vediamo che Quagliarella perlomeno due partite che si fa vedere, e ho visto che come votazione è stata ottima, un 8 vuol dire che sì, un giocatore, bene, anche se Diego non era tanto d'accordo sull'8, che Diego ce l'ha con te, solo qui si fa una tripletta. Comunque va bene, mando le ciance, sempre Forza Toro, sempre. E avanti così, spero di venirvi a trovare una sera. Noi l'aspettiamo a Braccia Aperte. Va bene, grazie mille Rodolfo. A tutti, e sempre Forza Toro, sempre, ovviamente. E allora dicevamo, il Torino ha fatto, pensate, sotto la gestione Pianelli, se fossero andati, cioè se fosse valso già all'epoca la regola che quattro squadre, adesso gli italiani vanno due e mezzo, ma fino a qualche anno fa andavano le prime quattro italiani in Champions League, sotto la gestione Pianelli il Torino è arrivato nove volte nelle prime quattro, quindi chissà quante coppe di campioni avrebbe potuto giocare. In realtà ne ha giocato soltanto una volta, ha giocato tante partite di Coppa UEFA. Roberto Salvadori, detto Faina, ce ne ricorda qualcuna?
La Coppa è innanzitutto, noi l'abbiamo vissuta subito con, come Coppa, l'ex Coppa dei Campioni, dopo la vittoria del Scudetto, e quindi è stato un approccio già molto, non dico traumatico, però la differenza che c'è tra il calcio, il campionato nostro e la Coppa ed enorme, e passare subito in Coppa dei Campioni era una cosa importante. E la prima cosa che mi ricordo è che sicuramente non c'era l'abitudine a questo tipo di competizione, perché il campionato ti dà tempo di recuperare, ti dà tempo di riprenderti, di superare delle difficoltà momentanee, temporanee. Invece in Coppa devi essere, con le due partite che ci giocano, devi essere subito pronto per fare risultato. E a noi mancava un po' quello, quindi quando si parla di abitudine alla Coppa è una cosa reale che esiste. Squadre che la fanno di frequente hanno questo, diciamo, questo qualcosa in più nel loro DNA. Di ricordi particolari, mi ricordo un ricordo che ho particolarissimo di una partita con Lokomotiv Lipsia, particolare perché era una situazione particolare, ancora al tempo della guerra fredda, quindi la Germania dell'Est, e abbiamo vissuto questa situazione in albergo, non dico carcerati, però osservati e accompagnati dalla milizia con questi pastrani tipo i nostri della guerra, della prima guerra mondiale. E soprattutto un freddo cane, abbiamo giocato alle 2:30 del pomeriggio e già è stata la partita dove io ho sofferto, dove tutti abbiamo sofferto più freddo, però è un freddo forte. Poi mi ricordo a Malmo il gol di Patrizio, perché con Patrizio siamo molto, molto amici, e quindi questo nostro debutto, diciamo, col gol di Patrizio è stata una cosa che sicuramente per lui è stata importante ed è stata importante anche per noi. E poi in generale il fatto che trovavamo sempre queste tedesche che erano più forti di noi, che ci buttavano fuori sempre. Quindi questa è la cosa che ci dava, che dava più fastidio. Magari avremmo potuto anche trovare qualche squadretta, eccetera. E poi il ricordo del Bastia, quello è stato con quella famosa partita qui in casa, con accoltellamenti, con... E ricordo che noi abbiamo giocato all'andata là e abbiamo fatto 1-1 o 2-1, mi ricordo. 1-1, 2-1, 2-1. Ed eravamo quasi contenti, perché consideravamo quella squadra non di nostro livello, purtroppo, e quindi era importante salvare l'incasso del ritorno. E purtroppo l'abbiamo salvato non sufficientemente, perché ci hanno sbattuti fuori. Il Bastia poi è detto in finale in quella Coppa UEFA. Tra poco sentiamo Pecci, però Salvatore, questi firmatori della Gazzetta, chissà quante partite all'estero ha seguito sì, del Torino. Tantissime. Appena arrivato a Torino, la prima partita all'estero che seguì fu Glasgow Rangers Torino, che finì 1-1, poi al ritorno, no, finì 0-0, no, il Torino perse, e poi pareggiando al ritorno fu eliminato. Eravamo appollaiati con Nicolò Carosio a 40 metri di altezza, dove si arrivava con una scaletta, una cosa pazzesca. Ma le cose che volevo ricordare erano innanzitutto la partita di Malmo, cui accennava Salvatori, del gol di Patrizio Sala. Successe un episodio straordinario qui a Torino. Vittorio Urbani, ristorante dove notoriamente andavano a mangiare i giocatori del Torino, chiuse, andò con tutta la famiglia a vedere la partita, e chiuse il ristorante e c'era scritto chiuso per Coppa dei Campioni. Bellissimo. E poi un'altra cosa, molti anni dopo, un'altra cosa bellissima, che ricorda di quando certi giocatori siano stupidi. Il Torino giocò a Reykjavik con l'Islanda. Il buon Mondoni, per tutta la settimana, non fece altro che dire: ragazzi, non facciamo cross alti, perché questi sono alti 20 cm più di noi, non la prendiamo mai. Tutta la settimana, battuto. Terzo minuto, palla sulla fascia sinistra, Policano, galoppata, cross alto. Allora hai stravinato. Sì, anzi è all'anno della finale UEFA, quindi sì, quello la è prima prima uno. Senti, a proposito di Urbani, l'aneddoto te lo do io. Sai che il nipote è il capitano dei giovanissimi nazionali del Torino? No, non so, sì. Veramente. Salutiamo la famiglia Urbani, allora. E salutiamo anche un grande tifoso granata, Saggione, che è conosciutissimo e che salutiamo, perché ci ha detto che ci segue con molto affetto. Un altro giocatore che nel Torino ha giocato tantissime partite, anche in Coppa UEFA e in Coppa Campioni, è Pecci, che vediamo se ha qualche simpatico aneddoto anche lui. Guarda, io sono
l'ho visto poco il Toro e onestamente lascio decidere chi ci vive tutte le settimane e chi ha queste priorità. Io spero che il Toro faccia una buona stagione, poi chi gioca a me interessa poco. Guardo, per quanto invece riguarda i tuoi ricordi più che altro. Sì, io guardo le partite, che non guardo chi gioca, chi non gioca, chi esce la sera, chi fuma, non mi interessa. Io guardo il campo, chi fa una bella rovesciata, delle belle triangolazioni, chi si sposa con chi si divide con chi, non mi interessa onestamente tutto quello che c'è intorno, mi interessa solo la parte tecnica e mi ricordo solo quella. L'anno scorso sono stato abbastanza contento, avevamo due grandi giocatori che erano questi due ragazzi che sono andati, ma con questi due grandi giocatori c'era una buona squadra, c'era una buona chimica, è un campionato che mi è piaciuto. Quest'anno ci saranno più difficoltà, più avanti potremo cominciare a dare i primi giudizi. Beh, la Coppa noi non abbiamo fatto delle grandissime esperienze perché per fortuna, oppure le regole erano queste, in Coppa dei Campioni ci andavano i campioni, non ci andavano in quattro squadre per ogni nazione, per cui non abbiamo fatto tempo a fare questa esperienza. Se ci fossero stati questi regolamenti, secondo me avremmo potuto scrivere delle belle pagine anche allora, però una volta, secondo me, giustamente la Coppa dei Campioni lo faceva chi era campione del proprio paese, non il terzo, il quarto, il secondo, il quinto, se passa i preliminari, insomma. Per cui noi abbiamo fatto poca esperienza internazionale a livello di club, un pochino in nazionale l'abbiamo fatta, però fare un bilancio di quelle esperienze così non è brillantissimo, perché c'erano delle situazioni contingenti, insomma, perché quando vinci un campionato solo fai una volta la Coppa dei Campioni. Dobbiamo andare quasi in pausa. Vi segnalo solo un aneddoto, la famosa legge del contrappasso, che io tutta la vita che sogno di condurre Orgoglio Granata e poi lo impallo con la mia mole, ma comunque si vede bene. Andiamo in pausa, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci, settima parte di Orgoglio Granata. Il Torino gioca giovedì, però direi giustamente oggi Ventura ha dato un giorno di riposo, perché i giocatori del Torino ne hanno avuti pochissimi in questo periodo. Poi è vero che dopo la partita con Napoli c'è la pausa per le nazionali, ma il Torino ha tanti nazionali e quindi non faranno pausa, quindi è giusto oggi che ci sia stato un giorno di riposo secondo noi. Marina, invece per domani? Sì, infatti, il Torino riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida di giovedì sera in Europa League contro il Copenaghen. Il programma di martedì prevede una sessione di allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo Sisport. E poi invece mercoledì c'è la conferenza di vigilia, anche l'allenamento, 15 minuti dedicati alla stampa, porta a parte l'allenamento, insomma, per la decisione UEFA. E invece poi di UEFA, l'UEFA ha designato anche l'arbitro, immagino, per Torino-Copenaghen di giovedì. Sì, esatto, Klaus Gomez. Che è spagnolo, quindi insomma. Questo è l'arbitro di Torino-Copenaghen. Vi chiedo invece, allora Beppe, è un girone che sembra, insomma, sappiamo che l'Helsinki dovrebbe essere la squadra destinata ad essere quarta, al quarto posto, anche se in Finlandia sta vincendo il campionato per la sesta volta, ma a livello europeo non è competitivo. Direi è fondamentale fondamentale forse fare il filotto con le scandinave, perché Torino è Copenaghen in casa, l'Helsinki in casa, la trasferta con l'Helsinki. Fare 9 punti vuol dire davvero avere un piede e mezzo ai sedicesimi. Io ricordo il Copenaghen l'anno scorso qui a Torino con l'altra squadra di Torino. 12 tiri in porta, il portiere ha parato tutto, sì. La Juve sì. Fece una bellissima partita, non riuscì a vincere, e ma fu una delle cause del. Noi 12 tiri in porta dall'inizio del campionato li abbiamo fatti, sì. Neanche quei ragazzi. Questo a Copenaghen, sì, a Torino ne hanno fatti 150, sì, certo. Tiri in porta, cioè, è stata una roba imbarazzante. Io no, dire, però, è stata una cosa imbarazzante. Non sottovalutiamo, no, nessuno, che è una squadra che ha importanti, dico, non è una squadra che ha una grande tradizione e sicurezza in Europa rispetto al Torino. Poi non so quanto può essere forte, sì, no, meno, poi però c'è una curiosità. Come approccio la partita, hanno un approccio, sì, che i nostri non hanno. Il Copenaghen parecchi anni fa vinse il campionato, andò in Coppa dei Campioni, guidata per la prima volta da un allenatore italiano, era la prima squadra non italiana che andava in Coppa dei Campioni con un allenatore italiano. Era un ex dell'altra squadra di Torino, Astorri. E che se centravanti, no, della propatria, ecco, della con tutto il Torino ha già battuto il Copenaghen nella famosa cavalcata che ha portato alla finale UEFA di Amsterdam. Nei quarti di finale in realtà era il BK Copenaghen, che poi in realtà
Vittoria vinse 2-0 in Danimarca con i gol di Casagrande e Policano su punizione, al ritorno 8 gol di Nielsen. Poi in realtà in estate ci fu la fusione con l'altra squadra di Copenaghen, quindi diciamo il Copenaghen attuale è nato nel 92, eppure in 21 anni ha vinto ben 10 campionati, anche se quest'anno non va benissimo, 3 pareggi, 3 vittorie, 3 sconfitte, quindi una squadra che ha qualche problema. Però il Copenaghen ha battuto l'Helsinki, quindi è in vantaggio, adesso in classifica 3 punti, Tore Vuj 1, Helsinki 0, quindi... No, no, ma io finisco solo il mio ragionamento dicendo che è una squadra, non solo la forza in campo, perché non la conosco, però che ha una grande esperienza internazionale, che il Torino non ha. Il Torino in più ha dalla sua, e questo tocca soltanto a noi, un tifo che faccia diventare l'Olimpico o Comunale o come cavolo si chiama quello stadio, una bolgia autentica a sostegno dei ragazzi. Perché se invece cominciamo con mugugni, fischi, cambi che non ci piacciono o meno, mettiamo ulteriormente in difficoltà quella squadra di fronte a, che ha di fronte invece una squadra con grande esperienza internazionale. Però attenzione, Beppe, ha una squadra che ha grande esperienza. Il Toro non ha esperienza, ma i giocatori che compongono il Toro ce l'hanno, perché se parliamo di Molinaro, Quagliarella, Amaurì, Gaston Silva, che viene visto come una riserva, è un 94, ma ha giocato alla Libertadores. Migno ha giocato nel Boca, quindi Migno giocava alla Bombonera, quindi comunque è importante battere il Copenaghen. Se il Torino battesse il Copenaghen sarebbe molto avanti con la qualificazione, visto che non ha perso in Belgio, se la gioca con Copenaghen e Vuj per la qualificazione, per il secondo posto, quindi sarebbe davvero importante battere i danesi. Queste sono le immagini, ovviamente, che diceva, una squadra molto fisica, che però in Coppa dei Campioni viene da preliminari, anzi ha battuto prima il Dnipro 0-0 in Ucraina, 2-0 in Danimarca, ma poi è stato asfaltato dal Bayer Leverkusen, che ha vinto sia in Danimarca 3-2 che 4-0 in Germania. Quindi la difesa del Copenaghen non è certo una difesa eccezionale, quindi bisogna cercare in qualche modo di approfittarne. Adesso direi, vediamo l'ultima clip con un tifoso eccellente come il regista Bruno Gambarotta, che ci parla dell'avventura europea del Torino. Non è difficile il girone, no? Poi il girone, poi passano i primi 2 su 4, quindi insomma potremmo anche farcela, perché poi sono incontri andate e ritorno. C'è molta motivazione, perché se continui a giocare guadagni dei bei soldini, c'hai i diritti, cioè vuol dire è un bel passo avanti dal punto di vista anche dell'immagine e anche dei guadagni, della pubblicità e del ritorno, insomma. Io sono molto non ho tutta questa, per il Torino sempre, il Torino uno lo diventa torinista fino alla morte. Sì, noi ci aspettiamo, siamo corazzati, non è che ci aspettiamo. Certo, sarebbe la massima ambizione, sarebbe battere la Juve nei 2 derby, poi il resto pazienza. Abbiamo sentito anche Bruno Gambarotta, e comunque è ottimista anche lui in chiave europea. Certo, è un girone in cui il Torino davvero, se battesse il Copenaghen e poi facesse anche il pieno contro l'Helsinki, insomma, Stefano, poi ci sarebbe ancora il Bruce in casa. Il pericolo è un po' il ritorno a Copenaghen, perché andare l'11 dicembre a Copenaghen non è certo il posto più caldo del mondo. L'ideale sarebbe andarci da qualificati, magari anche come primi del girone, insomma, puoi andarci un po' più tranquillo. L'importante però è cominciare bene, quindi cominciare a vincere giovedì e iniziare questa cavalcata, anche perché se si vince giovedì, poi dopo le 2 partite con l'Helsinki non dovrebbero essere così complicate. Ecco, tornando alla formazione, abbiamo fatto cenno prima, ci sono alcuni attaccanti che stanno giocando poco, soprattutto Martinez, anche la Rondo, anche se forse la Rondo può farlo in casa e come dicevamo un po' a rischio mugugno, e poi c'è Amaury che ultimamente sta giocando poco, aveva giocato con molta generosità in Belgio. Secondo te perché in questa fase lo sta un po' tralasciando Ventura? Ma secondo me paga un po' il cambio di modulo, perché in effetti evidentemente Ventura ha voluto cambiare qualcosa e in questo modo Amaury ci sta poco, l'abbiamo visto anche negli ultimi minuti contro il Cagliari, non è propriamente il suo modo di giocare. Secondo me però giovedì tornerà al classico 3-5-2 e tornerà a Mauri titolare, magari con Martinez a fianco, perché bisognerà dare un turno di riposo a Quagliarella, non si può pensare che giochi sempre. Il problema di questa coppia è che Quagliarella da sempre preferisce giocare in mezzo, litigava con Guidolin o con Joe e altri allenatori
io sono un amico di un suo ex allenatore, Marino, che l'ha avuto due anni e mezzo, eccetera, rompeva continuamente perché voleva giocare in mezzo, tant'è vero si spostò di Natale sulla fascia perché lui sentiva di giocare in mezzo, se lo metti sulla fascia mugugna. Ecco, ricordiamo che il Torino ha, ne parliamo pochi, in realtà ha molti giocatori, alcuni giocatori infortunati lungo decenti. Nocerino sta assente fino a inizio novembre, anche Bascia e Farnewood, quindi tre centrocampisti importanti, e magari non è amatissimo dai tifosi, ma è disponibile anche Masiello, che comunque sulla sinistra potrebbe dare un po' di respiro a Darmian, a Molinaro. Quindi in realtà ci sono queste quattro assenze che incidono ovviamente anche nelle scelte e nei ricambi. Diego. Sì, effettivamente Masiello, per quanto non sia un nome che fa sognare i tifosi, è il naturale ricambio di Molinaro sulla fascia mancina, e tutto sommato su partite magari di livello non esagerato potrebbe dirla sua. In ipotesi giovedì sarebbe anche potuto tornare utile, però cioè, non c'è una partita fisica poi soprattutto. Esattamente. E lo stesso dicasi magari di un centrocampista come Farnerud, che soprattutto giocando contro squadre del nord Europa, essendo lui svedese e conoscendo lui quel genere di calcio, magari sarebbe tornato utile. È uno che ha esperienza europea. A proposito dei giocatori che hanno esperienza europea, come dicevamo prima, lui è uno che con lo Young Boys ha fatto le coppe, ha segnato contro l'Udinese. Sì, sì, sì. Ecco, dicevamo Mario, invece a te cosa fossi, se eventualmente ti ascoltassi, cosa gli diresti riguardo a formazione giovedì? Tu hai detto voglio formazione migliore, mi interessa la coppa. No, guarda, già che io è un mio amico Ventura e non voglio perderlo come amico, lascio che faccia lui, è lui che decide, è lui che sa, mi fido ciecamente di lui. Sì, ma a livello di modulo ti piace questo modulo? Tu giocheresti sempre con le due punte? Vorresti qualcosa di diverso? Non posso darti un giudizio perché dipende da come lui vede la partita. Lui noi possiamo fare, come diceva giustamente Beppe, noi non possiamo pensare ai moduli, lui pensa ai giocatori, dove deve metterli a giocare, cosa devono fare. Quindi io ho una grande fiducia di lui, anzi perché io andrò senz'altro in Danimarca, sono andato già 6 o 7 volte, ecco. È una bellissima nazione, sì, e ci sarò l'11 di dicembre là. Poi è bello stare con, perché loro il calcio lo prendono con filosofia, con divertimento, non si arrabbiano mai, anche se perdono, ridono lo stesso. Ti volevo chiedere, ecco, però per quanto concerne invece la questione che dicevamo prima del fatto che i tifosi vogliono formazione migliore contro in Europa League, ma Ventura ha dimostrato in Belgio, e col Belgio è stato un po' strano perché la coppia d'attacco era la migliore possibile, a Mario Quagliarella. In difesa a centrocampo molti ricambi, anche se poi Gazze si è dimostrato essere forse la colonna del centrocampo. Ecco, secondo te quale può essere a lungo andare? Cioè, può essere che magari col Copenaghen metta comunque la squadra migliore, sapendo che tanto col Napoli è difficile, e quindi in realtà magari nessuno ti chiede il risultato col Napoli, ma tutti te lo chiedono col Copenaghen. Io credo che di qui a fine campionato noi non vedremo due partite con la stessa formazione, che lui cambierà spesso, forse non a livelli di 7, 8, undicesimi, ma che farà un paio di giocatori tutte le volte. L'abbiamo visto, mi pare, sia a Cagliari che a Firenze ha giocato la stessa formazione, ma sicuramente giovedì sarà un'altra formazione e domenica un'altra ancora. Purtroppo è difficile, perché se tu perdi anche con il Napoli, dovessi perdere col Napoli, davvero la classifica non è così lunghissima. Poi hai due settimane di mugugni, perché non giochi per due settimane. Ecco, però sei costretto a fare due partite impegnative e fare due risultati. Ecco, per il fatto che il Toro si sta allenando da tre mesi, perché a fine giugno si è trovato per preparare l'impegno europeo. Ecco, che non ci sia ancora il modulo definitivo. Quando Ventura era abbastanza abituato, prima al 4-2-4, poi al 3-5-2, non solo la formazione ma anche il modulo. E cosa significa? Cioè, dobbiamo aspettarci per tutto l'anno questa alternanza di modulo, visto che tanto non ci sono, cioè le due punte non possono giocare 50 partite, quali la mai? Cioè, dobbiamo aspettarci il Torino camaleontico tutto l'anno, pensi? Io credo che il Toro di Ventura, le squadre di Ventura sono sempre state molto camaleontiche. La sua bravura è di riuscire a amalgamare giocatori anche molto diversi fra di loro e molto diversi di anno in anno, perché l'anno primo di Ventura era una squadra completamente diversa da quella dell'anno scorso, e questa è completamente diversa da quelle precedenti. Quindi
è un toro che si adatterà molto alle situazioni che si trova ad affrontare. Quindi poi cambiare modulo anche nell'arco della partita, della stessa partita, è uno dei punti di forza di una vera squadra. Esatto. Quindi cambiare da una partita all'altra è una cosa di ordinaria amministrazione. È una grande bravura questo di un tecnico. Certo. Sono in grado di se hai il Barcellona, se hai il Madrid, se sei il Bayern Monaco, se sei la Juventus, se la Roma, hai il tuo modulo, vai e imponi il tuo gioco. Sì, ma anche loro vai. Cambiano ma se tu non hai quella forza che si trova... deve essere la tua abilità di adattarti alla squadra avversaria. Lui ha letto la partita di Cagliari in maniera straordinaria, sapeva com'era e li ha puliti. Poi noi non sappiamo che valutazione dobbiamo, ha fatto degli avversari. Dobbiamo andare in pausa. Nel Tour de Force che abbiamo visto qui, ma gli impegni, ricordiamo, il Torino gioca giovedì col Copenaghen, giovedì sera, domenica sera col Napoli, poi c'è la sosta. Vi dico anche l'amichevole, che è un po' curiosa, che farà il Torino il giorno 9 di giovedì per tenere un po' il ritmo il ritmo della partita, anche visto che c'era la sosta del campionato. L'avversario non è impegnativo, ma il 9 il Torino giocherà in amichevole contro la Luese, che è la squadra di Lu Monfagato, Trasti, Alessandria, magari un avversario non molto impegnativo, ma un chiedici il modulo per la partita contro il modulo della Luese, insomma, vi chiedo. Adesso andiamo in pausa, ci vediamo tra pochissimo. Benvenuti a Tava Parte di Orgoglio della Granata. Per non dimenticarlo, lo dico adesso, che domani è un anniversario importante. Domani sono 100, anzi oggi sono 101 anni dalla nascita di Silvio Piola, grande atleta piemontese, però non solo della Provercelli del Novara, perché lui ha giocato anche nel Torino, anzi nel Torino ha fatto più gol che partite. Piola, 27 gol in 24 partite nel 1944 nel Torino Fiat, all'epoca si chiamava così. E poi tra l'altro questo ci raccontava un bel aneddoto su Piola. Sì, che in quell'anno ha giocato dopo che gli avevano fatto il funerale, perché è successo che lui era tesserato per la Lazio, sì. L'Italia era spaccata in due, non c'erano comunicazioni, niente, e a Roma si era sparsa la voce che era morto e gli avevano organizzato un funerale, una messa, e lui invece era qui che giocava. Ha segnato nonostante l'etica per essere morto, esatto. Ha fatto una doppietta. Beh, ovviamente, poi anche i nostri amici tifosi, Napoli-Torino è una sfida... quella di domenica che visto le difficoltà del Napoli forse non è così insidiosa come si può temere. L'anno scorso a Napoli il Torino forse giocò la peggiore partita stagionale, però la difesa napoletana insomma induce a un po' di ottimismo vista da parte del Toro. Toro non è mai stata una squadra particolarmente fortunata, quest'anno alcune circostanze pare di sì, ha giocato con la Fiorentina che era totalmente rimaneggiata, senza attacco completamente, affronta il Napoli in un momento particolarmente delicato. Credo che il Napoli in questo momento faccia molta fatica, cioè patisca molto giocare in casa, perché essendo piuttosto in crisi, appena succede un qualche rovescio il pubblico comincia a mugugnare forte, quindi non si parte assolutamente sconfitti in partenza. Si può anche fare il risultato a Napoli. Ecco, dottor Lopresti, cosa può succedere a Napoli? In che modo il Toro può mettere in difficoltà il Napoli? Facendo una squadra equilibrata, non mettendo troppi attaccanti, gestendo la partita, cercando di frenare gli attaccanti del Napoli che sono molto forti e pericolosi. Ho visto un Higuain che ne dicano è in gran forma, ha fatto delle cose strepitose, ha inventato lui il gol di Callejon. Non perdere la testa, di non giocare da presuntuosi, ma giocare con umiltà e con grande determinazione. Ha raddoppiato la Lazio, Djorkaeus. Quindi la Lazio sta espugnando Palermo e quindi 2-0. Scavalca il Torino in classifica, ma è una classifica molto corta. Diego, Napoli-Torino, cosa può succedere e quale può essere il punto di forza del Torino? Ma il punto di forza del Torino, come già detto, effettivamente possono essere le debolezze del Napoli, cioè la delicatezza della piazza, la delicatezza della situazione, il fatto che si gioca domenica sera al San Paolo, un San Paolo molto umorale che potrebbe creare forse qualche patema d'animo ai padroni di casa. Detto questo, il Toro ha le possibilità di giocarsela, perché sì, è vero, Higuain è un campione, il Napoli ha una rosa sulla carta decisamente superiore a quello Granata, però...
tutto può succedere. Io credo che in Napoli questo momento per forza, e questo è il gioco, esattamente, e sulle ali magari avventura. Infatti il Toro con le grandi ha sempre fatto bene, comunque, certo. Beh, l'anno scorso a Napoli è stata una partita, però ha perso per hanno due anche rigori, sì, rigori, sì, per sì, perché poi zero di rimporto, sì, sì, assolutamente. Ma io sono fiducioso, giovedì in Europa League vinciamo e domenica sera pareggiamo. Ah, diciamo, se le vinci tutte vinci anche lo scudetto, ma non possiamo essere così ottimisti. Se vinciamo i nostri amici di Crescentino con porta squadrato ottimisti, ma questo nome in più. Sì, ottimisti, perché il Napoli ha assolutamente bisogno di vincere e il Torino può anche permettersi di giocare per il pareggio. Poi se non danno dei rigori che non ci sono, oppure il fallo di Higuain su Glick che fa gol, magari riusciamo non solo a pareggiare ma anche a vincere. Faccio fare l'ultimo giro ai tifosi, che sensazione avete per Napoli e chi vi aspettate qualcosa in più? Io sono d'accordo con il signor Gandolfo, il Torino può fare risultato a Napoli, sicuramente. Poi il top pullula di napoletani e quindi di ex napoletani, e quindi solitamente insomma ci può essere un po' la legge dell'ex. Anch'io mi auguro che vinciamo. Un gol di Quagliarella così, sì. Può in grado. Ma per me sarà un pareggio. Pareggio buono. Cheers. Beh, forza Toro. Ecco, no. Qualcosa in più vi faccio dire. Speriamo in una vincita. Una vittoria, ma anche un pareggio andrebbe. Vabbè. Bene, insomma. Vabbè, non vi espandete tanto, gli amici di tua ragazza. Ma secondo me è un X. Sì, sì, X. No, un X è un bel punteggio, un bel risultato. Posso esagerare? Gol dell'ex, El Kadour e Quagliarella. 2-1, un gol lo prendiamo. Poi c'è anche Molinaro che è nato provincia di Salerno. Speriamo nella vincita. Vive, insomma, sono tantissimi. C'è Masiello non gioca ancora, eccetera. Ecco, non so se vi ho chiesto a tutti, ma davvero il Torino non può ambire al sesto posto, Stefano? Cioè, mi sembra che non è che non può ambire, perché come è successo l'anno scorso può succedere quest'anno. Tutto mi sembra succedere. Difficile, cioè, noi consideriamo sempre che ci sono sette squadre che ogni anno hanno come obiettivo, ecco, andare in Europa. Più forte del Torino? Beh, le sette teoricamente, cioè, sono le due romane, le due milanesi, Napoli, Juve e Fiorentina. Sono già sette. No, infatti ti dicevo, ci sono queste sette squadre che hanno un budget superiore, per cui ogni anno hanno come obiettivo minimo andare in Europa. Anche il Genoa è una bella squadra. Poi in più c'è il Genoa che è una bella squadra. Sulla carta è una bella squadra. L'Udinese sta facendo anche molto bene. Ecco, cioè, ci sono sempre queste due ragazze. Un po' la difficoltà a vincere in casa, perché adesso in casa sono stati due pareggi e una sconfitta. Ecco, dovrei fare un bel filotto di vittoria soprattutto in casa, Mario. Quello sì, che manca. Ma poi guardate che abbiamo dei gironi veramente promettenti. E poi ricordatevi sempre che se riusciamo ad andare bene fino a gennaio, tu pensi già al mercato di gennaio? Io penso già che Urbano Cairo tirerà fuori un po' di soldini e ci comprerà un giocatore. Perché deve comprarlo. Stai tranquillo che il braccino corto lo allungherà, senz'altro. Nel senso che lui ha quei 7-8 milioni di euro fermi che serviranno per... Poi, sentitemi bene, quest'anno hanno deciso di vendere determinati giocatori e hanno comprato determinati giocatori. Io ho fiducia in Petrachi, in Ventura e nel presidente, perché negli ultimi tre anni abbiamo fatto bene. Ricordiamoci dove eravamo tre anni fa, certo. Ricordiamoci in questi tre anni cosa abbiamo fatto grazie a Ventura, a Petrachi e anche perché il presidente ha ascoltato finalmente i suoi interlocutori. Esatto, fino a pochi anni fa pensavano alla partita col Gubbio, adesso pensa a partita col Copenaghen, insomma è un'altra situazione. Però ovviamente i tifosi ci tengono, abbiamo visto tanto a giocare in Europa. Al di là di come andrà quest'anno, il Torino può nei prossimi 5 anni giocare spesso in Europa? Cioè che questa non sia soltanto una parentesi, una stagione felice, ma che magari non tutti gli anni, ma magari un anno sì o uno no, o due sì o uno no, il Torino possa ambire a giocare in Europa League? Beh, sicuramente, cioè, adesso l'ossatura di squadra c'è, certe volte basta un ritocco, due ritocchi per poter... Può darsi che Ventura trovi la formula, scopra tra questi ragazzini che ancora non si sono espressi compiutamente, niente, la formula per rendere di nuovo quasi come l'anno scorso. Glielo dobbiamo augurare, dobbiamo sperare. Uno degli elementi molto importanti secondo me è proprio Quagliarella, perché non è più il giocatore che, se anche dovesse far bene, a fine stagione vuole andare via.
quindi sta bene qua. Deve fare un po' tra virgolette il di Natale, cioè le fortune sì. dell'Udinese degli ultimi 6-7 anni le ha costruite intorno a di Natale. Ecco, Diego, ma Crescendo Ventura che comunque ha fatto bene, però a 66 anni, io dico nel prossimo decennio, ecco, possiamo avere il Torino nei prossimi 10 anni, ipotizzarlo tra 6-7 anni su 10 in Europa League, o è ancora un sogno, ancora ti chiede troppo adesso, cioè, su 10 anni almeno 6-7 vai in Europa League. 10 anni è un po' dura. Io credo che porta avanti. Allora, innanzitutto col ranking e col fatto che l'Italia è messa sempre peggio, è più difficile arrivare in Europa League. Diciamo Europa o non Europa, diciamo i primi 8 posti, secondo me non è un sogno, no. È una questione anche soprattutto di volontà, di pianificazione, di investimenti. Però no, oggettivamente. No, hai fatto una domanda, seria. Beh, io dico. No, quella è la domanda seria. Ma lei questa, hai detto che Ventura ha 66 anni. Dico, non allenerà fino al 2024. Ma tu lo sai che Ventura non andrà via dal Torino e cosa farà nel Torino? E chi sarà il nuovo allenatore del Torino? Il nuovo allenatore dici fa 3-4 anni, sarà Longo, ma ipotizzo Longo. Ipotizzi Longo, no? Ma però il direttore generale chi sarà? Ventura. Bravissimo. Esatto, quindi dietro, anche tu la vedi così Beppe, un Ventura che quando smette di allenare fa il dirigente del Torino con Longo che sta crescendo così bene. Io faccio fatica a sapere cosa farò domani. di qui a immaginare cosa sarà il Toro fra 8-10 anni davvero, cioè... Ti interessa immaginare? No, nel senso viviamo la giornata. Nel senso che appunto... Pensiamo oggi siamo quasi in chiusura. Vado prima a salutare Marina che abbiamo catapultato oggi al volo, anche perché Astrid è influenzata, auguri perché è il tuo compleanno Marina. Grazie. E domani fa il compleanno Francesca che è al tuo fianco dietro la telecamera, quindi auguri ad entrambe. Ringraziamo gli amici del Tor Alba Crescentino, Tor Grazia Montanao, le Cheers Italia, tutti gli ospiti che sono convenuti, ovviamente. La prossima settimana sarà una puntata pienissima di ospiti e pienissima di temi, visto che giovedì si gioca col Copenaghen e domenica Napoli. Ringrazio anche tutta la squadra di GRP, è proprio un onore e un privilegio lavorare con voi e speriamo ovviamente che passiate tutti una buona settimana. Grazie agli ospiti, grazie a tutti, buona settimana a tutti, mi raccomando andate allo stadio col Copenaghen e se potete seguite anche la squadra Napoli, insomma sostenete il Torino sempre. Buona settimana a tutti.